Buongiorno, buon avvio di giornata, cari spettatori, bentrovati alla primissima informazione di oggi, martedì 16 gennaio 2024, San Marcello. Subito le notizie, Novara VCO della stampa, studenti, respirate l'Europa, l'università è la vostra bussola, il rettore Avanzi oggi riceverà Mattarella a Vercelli per l'apertura dell'anno accademico, nel corso della cerimonia la consegna della laurea honoris causa a Mariella Eno. Lo vedremo tra pochissimo. Poi legalità a Domodossola, giornata del ringraziamento alle forze dell'ordine, e è sciolto il rebus. Antonino Cannavacciuolo resta al bistrò altri 9 anni a Novara, dunque non ha nessuna intenzione di rinunciare, anzi ci sarà un rinnovo dei locali. La nostra prima missione è valorizzare i giovani, sono il futuro dell'Europa. Giancarlo Avanzi, il rettore del Piemonte Orientale, anticipa alcuni temi che proporrà nell'intervento davanti al Capo dello Stato, attrattivi anche grazie alle sedi decentrate. Quest'anno nascerà la Fondazione per sostenere la vita dell'Ateneo. La storia dell'Avogadro, dai corsi distaccati alle facoltà, la svolta con l'autonomia. Questa mattina al Teatro Civico Mattarella sarà a Vercelli, sarà consegnata a Enoch la laurea honoris causa. Ci saranno anche le telecamere della nostra emittente. Novara più accessibile di Milano e Torino, ma poche le aule studio. La città è promossa dagli universitari, sia fuori sede che pendolari, costi degli affitti bassi e corsi di qualità. Mancano luoghi per divertirci. Servono altri spazi, oltre alla mensa, dove poter pranzare. Si collabora per trovare una soluzione. La cronaca: spara all'impazzata vicino al parchetto e condannato a 5 anni, accaduto a luglio a Santa Gabbio. L'uomo non aveva aggredito alcuni apprezzamenti fatti alla ragazza con cui stava chiacchierando. A Gagliate è arrestato dalla polizia con la cocaina da spacciare, e a Ghemme, esplosione nella notte, altro assalto a un bancomat. Un giovane è processo a Novara perché ha aggredito una donna e ha tentato di violentarla. Schiaffi e pugni ai disabili ricoverati, chiesta la condanna di 3 operatori, i fatti contestati risalgono al 2015 a Villa Varzi di Gagliate, la sentenza tra 2 mesi, l'inchiesta era stata condotta dai carabinieri. Agenzia delle Entrate cerca a Novara una sede più ampia, è stato pubblicato il bando. Con la città europea del vino brinda anche il turismo, altre eccellenze seguiranno la stessa strada di promozione: Alto Piemonte, Gran Monferrato, al centro del circuito enologico continentale per tutto l'anno. Previsti 80 appuntamenti tra degustazioni, tavole rotonde e mostre nelle 4 province. Sistema antincendio all'isola di San Giulio con l'acqua del lago, il progetto costerà 150.000 euro. Un bel episodio di sport, il gol è irregolare, si fermano per far segnare gli avversari, il gesto di fair play nel match di campionato Under 15 tra Accademia Borgomanero e Biellese. Il tecnico dei rossoblù ha messo a tacere le proteste lasciando subito pareggiare l'altra squadra. Agrate conturbi, restyling alla chiesa di Santa Maria in Valle, e a Trecate piano regolatore con oltre 20 anni al via i lavori per aggiornarlo. L'etica e i valori dello sport al campus Perrone con Evelina Cristiglin e l'ex CT del ciclismo Davide Cassani. L'incontro domani mattina con l'assessore regionale Marnati. Andiamo nel Verbano Cusiossola, ancora cronaca, botte e minacce alla moglie, la figlia chiama i carabinieri a Gravellona Toce, uomo di 46 anni arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il cadavere che è stato trovato nel lago dovrebbe essere di un uomo di 59 anni, il rinvenimento domenica mattina a Intra. Lega e Forza Italia è rottura su Gian Domenico Albertella, Verbania verso il voto, il candidato sindaco di Fratelli d'Italia annuncia il sostegno del Carroccio e subito dopo arriva lo stop di Mirella Cristina, gli azzurri non ci stanno a finire in quarta fila. A Villa Olimpia stasera il PD svelerà il suo nome e Gentina sfida Brezza. Domodossola, il CITS Ossola cerca famiglia per affidare 3 ragazzi. È morta intossicata l'aquila Anatraia, trovata nel canneto di Fondotoce, esemplare molto raro, sarà eseguita un'autopsia.
Funivia, udienza preliminare alla Casa della Resistenza a Verbania. Domani inizia il processo per la tragedia del Mottarone del 23 maggio 2021. Il GUP dovrà decidere se mandare a giudizio o prosciogliere 6 persone e 2 società. A Domodosso l'appello ai ragazzi: non abbiate paura nel denunciare i bulli. Le forze dell'ordine ieri a scuola. E poi Omegna, le monache di Orta donano una casa per i poveri. Le benedettine hanno regalato alla parrocchia un appartamento in centro ricevuto in eredità. La badessa ha invitato Don Lanfranchini a farne il miglior uso possibile, aiutando i bisognosi. Sarà entro giugno la beatificazione del parroco martire. Il vescovo domenica era a Castiglione, nella chiesa di Don Giuseppe Rossi. Appuntamenti con la cultura. Remo Girone, mattatore implacabile, a Oleggio è il cacciatore dei nazisti. L'attore, 75 anni, racconta la storia di Simon Wiesenthal, sopravvissuto all'olocausto, stasera sul palco di Via Roma. E poi L'età fragile con Donatella di Pietrantonio sarà alla UBIC mercoledì alle ore 18 a Novara. Geppi Cucciari sbanca il Faraggiana venerdì a Novara per l'associazione Neon in Perfetta. Tutta l'attualità della tragedia di Medea al Nuovo per 499 seggiole in teatro a Borgomanero, l'allestimento riadattato da Giovanna Siniscalco. E poi Spose, in scena il matrimonio che fece storia, Verbania, giovedì al Maggiore, la ricostruzione delle nozze in chiesa di Elisa e Marcella nel 1901. Verbania, autori classici e temi sociali con la nuova compagnia Teatro 4, il gruppo guidato da Paolo Sulas unisce attori amatoriali e professionisti. Lo sport, Novara, salvezza diretta più lontana, ora è attesa l'accelerata sul mercato. La sconfitta nel derby del Ticino ha complicato la corsa degli uomini di Gattuso. Bottino pieno dopo due gare, un'azzurra che fa sognare nell'hockey pista, serie A2, sconfitta anche Modena per 7-3. Poi altre notizie di sport e in eccellenza il calcio. Loreggio continua a stupire, Stresa la scossa non arriva, gli arancioni di mister Galeazzi tornano al comando assieme al Borgaro, promosse anche la Pro Novara e il Bulle Bellinzago che proseguono la loro risalita. E poi andiamo alla prima pagina della Stampa: fisco iniqua la riforma Meloni, Giorgetti rilancia sul MES, dice riscriviamolo ma c'è l'alto là dell'Europa, e Gentiloni la crescita è a rischio. L'allarme da Davos: in Italia crescono le disuguaglianze di reddito, miliardari raddoppiati dopo la pandemia. Le due memorie, Segre al binario della Shoah, mi sento ancora deportata, e la russa, io antifascista, è sbagliato chiederlo. Poi ieri una tragedia ancora vicino a Chivasso, a Borgo Revel, sulla linea ferroviaria che già aveva visto la tragedia a Chivasso, fugge dalla comunità un bambino di 9 anni e travolto dal treno sulla linea maledetta. Andiamo al Corriere della Sera. Gaza, l'arma degli ostaggi, arrivato un video, due vengono uccisi nei raid di Netanyahu, la replica è falso, un razzo viene lanciato nel Mar Rosso da parte degli Houthi contro una nave americana. Hamas costringe la prigioniera Noah a parlare e a dare l'annuncio della morte dei due ostaggi, la nave americana, come visto, colpita dagli Houthi. Poi c'è Davos, il giorno di Zelensky, un vertice per la pace. Il presidente Zelensky, presidente ucraino, al World Economic Forum, dove parlerà oggi perché l'Ucraina non sia dimenticata. E poi la tragedia della ristoratrice morta a Lodi, il post, le ultime ore della donna, fu sentita anche dai carabinieri dopo il post che era stato scritto su internet. La figlia, è stato un massacro sui social, e poi la decisione appunto di farla finita.
Italia Oggi, piccoli comuni, sindaci a vita, nessun limite al numero dei mandati per i primi cittadini degli enti fino a 5.000 abitanti e terzo mandato per i sindaci dei municipi da 5.001 a 15.000 abitanti. Il Sole 24 Ore, la crisi di Gaza, la Cina chiede la conferenza di pace, USA, de-escalation subito. E poi la situazione della Germania, la recessione, l'industria che è KO, il PIL tedesco è sceso dello 0,3%. Nel 2023 uno meno 0,1% il dato destagionalizzato. Il settore più in sofferenza è l'industria, in flessione del 2% su base annua. Andiamo a vedere in chiusura la situazione del tempo. Avremo tempo poco nuvoloso sia oggi che domani sera, previste anche piogge, temperatura minima di meno un grado, temperatura massima oggi di 8 gradi, domani scenderà a 5 gradi. È tutto, vi auguro una buona giornata, arrivederci.